Bene, buongiorno. Nella lezione di oggi continueremo a parlare del teorema di Robert Chebyshev e di alcune applicazioni importanti. Allora, segniamo il decalatero derivato appunto dall'applicazione del teorema di Robert Chebyshev. Andiamo a fare alcune considerazioni in merito all'applicazione del teorema di Aaron Hall-Kennedy e, diciamo, l'argomento principale di oggi, come derivato dalle applicazioni del teorema di Robert Chebyshev, riguarda la generazione di un parallel motion, ossia di una traslazione. Ci sono molte applicazioni pratiche nelle quali abbiamo bisogno di generare una traslazione, quindi un moto traslatorio in cui il corpo rigido non cambia di orientamento, come detto più volte. In particolare, a questo proposito, abbiamo fatto riferimento al parallelogramma articolato, ma in tal caso noi otteniamo sì un moto traslatorio, ma con traiettorie circolari. E questo è un caso abbastanza particolare. Quello di cui ci andiamo a preoccupare oggi, come anche applicazione del teorema di Hobel-Chebyshev, è la generazione di un moto traslatorio secondo traiettorie curvilinee. Traiettorie curvilinee, come vedremo, dipendono dalla traiettoria di un particolare punto di biella di un quadrilatero articolato. Quindi noi possiamo, ripeto, generare un moto traslatorio con traiettorie curvilinee, con una traiettoria curvilinea che in particolare è legata alla specifica applicazione, no? Bene, allora, come anticipato, andiamo a disegnare il nostro decalatero e proseguiamo di conseguenza. Il disegno, come al solito, deve essere abbastanza preciso per quanto si può fare a mano, in modo tale da fare in modo che siano rispettati i giusti allineamenti e quindi di conseguenza ottenere un risultato esatto. Quindi cerchiamo di rispettare questi aspetti. Abbiamo un quadrilatero di partenza con un triangolo con un triangolo di biella, quindi abbiamo a 0A, B, B con 0, questo è il punto M di interesse. Allora, qui c'è la costruzione che abbiamo spiegato nella lezione scorsa, quindi qui andiamo a individuare il punto C, analogamente sulla destra costruiamo un parallelogramma articolato. Questo è il punto D e andiamo ora a disegnare un triangolo simile al triangolo di biella ABM prendendo come base il link CM. Link CM, quindi questo è il punto che abbiamo indicato con E, questo angolo è alfa, questo angolo è alfa, questo è beta e questo è beta, al fine di ottenere dei triangoli simili. Analogamente riportiamo il triangolo simile sull'altra base MD, individuiamo il punto F. Questo è alfa e questo è beta.
La lunghezza delle aste, come detto la volta scorsa, può essere determinata mediante il diagramma di Cayley. Bene, e quindi parallela ad MF, parallela ad EM, ed individuiamo il punto E0 che abbiamo dimostrato essere un punto fisso, anche se libero di muoversi. Bene, ricorderete che noi possiamo tracciare il triangolo dei perni, che è un triangolo simile al triangolo di Biella, pertanto questo è l'angolo alfa e questo è l'angolo beta, quindi può essere individuato anche a priori prima di fare la costruzione del decalatero. Abbiamo verificato che questo decalatero nella sua complessità presenta un solo grado di libertà. Se ora puntiamo l'attenzione sui centri di istantanea rotazione, ossia sull'applicazione del teorema di Aaron-Old-Kennedy, ricorderete che abbiamo n per n-1 mezzi possibili centri di istantanea rotazione, ok? Siccome abbiamo un decalatero, 10 per 10-1 diviso 2 avremmo in realtà 45 centri di istantanea rotazione possibili, considerando però tutte le possibili combinazioni di moti relativi tra i membri che costituiscono questo decalatero. Bene, noi, come spesso accade, puntiamo l'attenzione in particolare sui centri di istantanea rotazione assoluti, perché ci interessa in particolare il moto assoluto di ciascuno di questi membri che costituisce il decalatero. Fermo restando che tutte le possibili combinazioni ne darebbero 45. Allora, per applicare il teorema di Aaron-Old-Kennedy sappiamo bene che dobbiamo innanzitutto individuare i centri di istantanea rotazione che sono associati alle caratteristiche cinematiche dei vincoli, in questo caso sono tutte coppie rotoidali. Allora, andiamo a numerare i singoli membri. Quindi questo è il telaio, membro 2, membro 3 è tutta la lamina triangolare, il membro 4, membro 5, quest'altra lamina triangolare 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi in A con 0 naturalmente abbiamo sicuramente il P2 del quadrilatero, ma abbiamo anche il P5. In B0 abbiamo sicuramente il P4, ma anche il P10. Bene, il centro di istantanea rotazione nel moto assoluto della biella del quadrilatero è ben nota, quindi ci risparmiamo i passaggi intermedi, per cui questo è sicuramente il P3 della lamina mobile ABM. Questo è il centro di istantanea rotazione di 3. In realtà noi vogliamo puntare l'attenzione alla determinazione dei centri di istantanea rotazione nel moto assoluto degli altri membri costituenti il decalatero che si muovono di generico motopiano rototraslatorio, ok? E come possiamo facilmente intuire, 6, 7, 8 e 9 sono tutte e quattro delle BL, quindi in realtà hanno un moto in generale, hanno un moto rototraslatorio, va bene? Fermo restando che noi già sappiamo in questo caso che E0, pur essendo una cerniera libera, in realtà non si muove, ed è questo che vogliamo ulteriormente verificare mediante l'applicazione del teorema di Aaron-Old-Kennedy. Va bene? Quindi, in generale, noi abbiamo il membro 3, che sarebbe la biella del quadrilatero di cui già conosciamo il centro di istantanea rotazione, e vogliamo determinare quello di 6, 7, 8 e 9. Ok? Quindi, in questo decalatero abbiamo 5
corpi rigidi che possono muoversi di generico modo piano, quindi mediante una rototraslazione. Allora, cos'altro possiamo dire? Quindi le incognite che ci interessano maggiormente sono appunto il P7, il P7 e il P8. P7 e P8, fermo restando quindi che nel punto E noi abbiamo un P6-7 connessione, in F abbiamo un centro istantaneo d'azione relativo che è un P8-9, e sicuramente in E0 abbiamo un P7-8 nel modo relativo, poiché 7-8 sono uniti tramite quella coppia rotoidale, cioè la coppia rotoidale 7-8. Ok? Bene, poi nel punto M abbiamo degli altri centri di istantanea rotazione in modo relativo, perché qui abbiamo il modo relativo, quindi P6-9, P3-6. Abbiamo il P3-9, ok? Qui 6-9, 3-6 e 3-9, perché nella cerniera posizionata nel punto M sono tre i corpi rigidi mutuamente vincolati, ok? Cioè 3, 6 e 9, quindi di conseguenza i tre centri di istantanea rotazione nel moto relativo, tra questi tre, cadono tutti quanti nel medesimo punto che coincide con il punto M della biella del quadrilatero articolato di partenza. Allora, cosa deve essere verificato? Cerchiamo, per quello che è possibile, di puntare al risultato, e possiamo tener conto anche di questo, cioè che il P6, vediamo un po', deve essere sicuramente allineato con il P3-6 e con il P3, quindi questa è già una condizione di allineamento che disponiamo. Ancora possiamo dire che il P6, essendo C coincidente con il P5-6, possiamo dire che questo P6 deve essere allineato con il 5-6 e il P5, e anche questi li conosciamo. Allora, andiamo a riportare queste condizioni di allineamento. Questa è la condizione di allineamento corrispondente a la prima condizione, quindi 3-6 e P6, ma abbiamo la seconda, P5-6-P5, che è questa, e otteniamo questo allineamento, per cui risulta che il P6 cade qui. Quindi abbiamo individuato uno dei centri di istantanea rotazione che stavamo cercando, cioè il moto assoluto di questo triangolo di biella 6 del decalatero. Il P6 ci torna utile
perché mi consente di fare un passo in avanti riguardo la determinazione del P7, perché il P7 deve essere allineato con il P6 che abbiamo ora determinato e con il P6-7 che conosciamo dalle caratteristiche cinematiche dei vincoli, cioè da questa coppia rotoidale presente nel punto E. Ok? Questo ragionamento che abbiamo fatto per il P6 lo possiamo fare anche sulla falsa riga, anche per il P9. P9, mi ragiono sulla destra della figura, ragionando sul P9 possiamo, sulla falsa riga, ripeto di quanto fatto per il P6, possiamo scrivere che P9 deve essere allineato con il P39 e il P3, e li conosco tutte e due, perché questo è il P3 e il P39 ancora una volta coincide con M, quindi questa condizione la posso rappresentare, va bene? E ancora, siccome il punto B coincide con il P9-10, posso scrivere anche questa, cioè che il P9 deve essere allineato con il P9-10 e il P10, quindi anche qui ne vengo fuori e quindi andiamo ad individuare appunto il P9, va bene? Quindi una condizione di allineamento è P3-P39, quindi è stesso questa retta qui, ok? P3-9-P3 e il P9 che sto cercando, poi devo rappresentare P9-10-P10, questo è il P10 e questo è il P9, il P9-10. Allora, a questo punto, come vi avevo preannunciato, la figura, se non è fatta perfettamente, chiaramente il risultato, essendo un risultato specifico, deve essere ovviamente solo quello. Quindi questa condizione di allineamento in realtà dovrebbe cadere qui, e questo risulta essere il P9. Ovviamente questa seconda condizione deve essere rispettata e quindi abbiamo questa condizione di allineamento, va bene? Quindi questa cerniera D dovrebbe, diciamo, cadere sulla retta blu. Ok? Più o meno ci siamo. E abbiamo individuato il P9. Conoscendo ora il P9, posso scrivere delle altre condizioni di allineamento, perché deve risultare, e ne ho tenuto già conto, che P9, dunque, allora abbiamo P9, P8-9 e P8, quindi P9, P8-9 e P8 è questa condizione di allineamento, quindi che fa riferimento, mettiamolo qui, P8, P8, P9, P8-9, che ho appena rappresentato, poi ho P6, P6-7, P7, 6-7 è questa, quindi ho quest'altra condizione di allineamento che corrisponde a questa,
bene? Allora, le nostre incognite sono il P7 e il P8. Si può verificare che entrambi questi centri di istantanea rotazione cadono esattamente in questo punto qui. Come conseguenza dell'intersezione di queste due rette, e otteniamo che ho un P8 che deve essere allineato anche con un P7 e con un P7-8, ma il P7-8 cade esattamente qui dentro. Quindi praticamente questa condizione deve essere rispettata per quanto riguarda il P8 e per quanto riguarda il P7. Questi tre punti, siccome sia il P8 deve trovarsi su questo allineamento, il P7 deve trovarsi su questo allineamento, ma questi due devono essere 7-8, devono essere allineati anche con il P7-8, che è questo. Praticamente l'unica soluzione è che tutte e due cadano esattamente in E0, che era una cosa che noi ci aspettavamo, perché abbiamo dimostrato per altra via con i numeri complessi che quel punto è fisso. Quindi di conseguenza 7 e 8 non possono che ruotare intorno a questo punto. Se quel punto può essere considerato fisso, naturalmente è anche centro di istantanea rotazione nel modo assoluto di 7 e di 8. Quindi, applicando il teorema di Kennedy, abbiamo ritrovato che questo punto coincide con il P7 e coincide anche con il P8, a conferma del fatto appunto che E0 risulta fisso. Quindi in questo modo noi conosciamo i centri di istantanea rotazione nel modo assoluto di tutte del PL del decalatero, perché conosco P3, P7-8, conosco il P9, conosco il P6, che corrispondono appunto alle 5 BL del decalatero articolato. Bene, a questo punto andiamo avanti, andiamo a fare delle considerazioni sulle velocità, ok? Che noi abbiamo dimostrato in vario modo, e questa mattina anche per il tramite dell'applicazione del teorema di Aaron-Kennedy, che questo punto rimane fisso, ok? E inoltre risulta essere il vertice di un triangolo dei perni che è simile al triangolo di BL. Ma non abbiamo detto niente di particolare per quanto riguarda le velocità. Il teorema di Romer-Chebyshev afferma che noi otteniamo tre quadrilateri affini e la traiettoria sono affini poiché la traiettoria del punto M risulta identica. Per essere identica alla traiettoria, naturalmente anche i vettori velocità devono avere lo stesso orientamento. E allora puntiamo ora l'attenzione sul vettore velocità del punto M. Quindi andiamo a ragionare sul punto M. Se io vado ad applicare la legge delle velocità per il corpo rigido, che abbiamo associato a Galilei e Varignon, noi possiamo dire che la velocità di M è uguale alla velocità di A, sto parlando di M ritenuto appartenente alla BL 3 del quadrilatero di partenza, è uguale alla velocità di A, che è un altro punto della stessa BL 3, più la velocità relativa di M rispetto ad A. E questo lo possiamo scrivere sempre, l'abbiamo dimostrato.
ed applicato in più occasioni. Questa relazione la posso sviluppare in questo modo. Qui ho la velocità di A, ma A appartiene al membro 3, ma appartiene anche al membro 2, ok? Quindi posso calcolare la velocità di A, supponendo di aver assegnato questa velocità omega 2, immaginiamo che questo sia il membro motore, quindi ho assegnato la omega 2, posso calcolare la velocità di A in questo modo, in forma vettoriale, cioè omega 2 vettor a 0 A. Ma ancora, anche questa può essere esplicitata in questo modo, dove compare una velocità angolare diversa, perché è la velocità angolare di Biella, cioè una omega 3. Quindi ho omega 3 vettor a m. Posso quindi scriverlo in questo modo, va bene? A 0 a a m. Facciamo anche un disegnino qui a parte che ci aiuta a ragionare. Quindi se questo è il punto M, questo è il punto A, questo è A con 0, se questa è la velocità angolare omega 2, abbiamo anche il centro di istantanea rotazione, quindi capiamo subito che la velocità angolare istantanea di 3, se questa è antioraria, quella di 3 è oraria, va bene? Quindi ho una omega 3 che è oraria. Quindi volendo rappresentare un vettore velocità istantanea del punto A, è questa. Questa è la velocità di A. Va bene? La omega 3 abbiamo detto che è oraria e quindi abbiamo una velocità relativa di m rispetto ad A che è data da questo prodotto vettoriale omega 3 per AM, quindi otterrei qualcosa di questo genere. Questa è la velocità, attenzione, di m rispetto ad A. La velocità assoluta è la somma vettoriale di queste due, naturalmente. Ok? Quella figura è estrapolata da questa. Ma andiamo avanti. Noi possiamo scrivere anche, riapplicare il teorema sulle velocità per il corpo rigido e scrivere che la velocità di m, questa volta ritenuto appartenente a 6, non a 3, quindi a quest'altra biella, quindi la V di m ritenuta appartenente a 6 sarà uguale alla V, questa volta di C, più la velocità relativa di M rispetto a C. Anche qui possiamo esplicitare sicuramente la velocità relativa, ma possiamo esplicitare anche la velocità di C, perché C comunque appartiene al link 5, ok? E quindi ha una sua velocità omega 5 che è associata a questo centro di istantanea rotazione. Quindi questa la posso esplicitare come una omega 5 vettor a 0 c più la velocità relativa che però dipende dalla velocità angolare della biella 6 e quindi la posso scrivere come omega 6 vettor cm. Ok? Bene, se anche qui andassimo ad estrapolare la figura, la facciamo qui sopra, questo non ci dimentichiamo che deve essere comunque un parallelogramma articolato, quindi ho questo vettore
che sarebbe A0C, e quest'altro vettore che sarebbe appunto Cm. Quindi ho una velocità angolare qui che risulta opposta, che è la omega 5, e qui ho una omega 6 che è invece concorde con la omega 2. Quindi posso esprimere la velocità di m appartenente a 3 in questo modo, la velocità di m appartenente a 6 in questo modo, simile. Va bene? In realtà è come se facessi riferimento al quadrilatero di partenza e a uno dei quadrilateri affini. Poi lo stesso discorso può essere fatto anche sul terzo quadrilatero affine, sulla falsa riga naturalmente. Ma dobbiamo tener conto di queste cose, perché proprio perché questo è un parallelogramma articolato, quindi noi abbiamo che AM è uguale in direzione verso il modulo, perché sono anche paralleli, è uguale ad A0C. E ancora possiamo dire che A0A risulta uguale a Cm, ok? Dal punto di vista vettoriale, quindi sono applicati in punti diversi, però hanno la stessa direzione verso il modulo. Va bene? Ma possiamo dire ancora dell'altro, che è una cosa caratteristica del parallelogramma articolato. Qui abbiamo dei lati paralleli, opposti, e che cosa accade in questo caso? Accade che se io andassi a calcolare la velocità angolare relativa, per esempio la omega 6,2, la scrivo in forma vettoriale, ma potrei scriverla nel modo piano tranquillamente anche in forma scalare, questa è uguale ad omega 6 meno omega 2, la legge del moto relativo per le velocità angolari. Ma cosa accade? Se noi puntiamo l'attenzione su questo parallelogramma articolato, dove si trova il centro di istantanea rotazione del moto relativo tra 2 e 6? Se andassi ad applicare il teorema di Charles o il teorema di Kennedy, proprio in virtù del fatto che questi lati sono paralleli, si incontrano in un punto improprio all'infinito. Quindi io avrei un centro di istantanea rotazione 6,2 che è un punto improprio e sta all'infinito. Ma se il centro di istantanea rotazione del moto relativo sta all'infinito, come conseguenza la velocità angolare nel moto relativo è uguale a zero. Giusto? Nel moto relativo è uguale a zero. Quindi se questo è uguale a zero, qual è la conseguenza? Che omega 2 è uguale a omega 6. Va bene? Quindi questa è uguale a 0 e di conseguenza, scrivo qui, omega 2 è uguale a omega 6 in forma vettoriale, quindi sono vettori perpendicolari al piano della lavagna e naturalmente abbiamo lo stesso orientamento. Infatti se ci fate caso, io ne ho già tenuto conto perché ho assunto, perché il sistema ad un grado di libertà, quindi devo assumere almeno un parametro, la omega 2 per esempio antioraria e la omega 6 deve essere antioraria, no? Deve avere lo stesso verso e lo stesso modulo. Perché? Perché quella relativa è uguale a 0 e quindi naturalmente l'assoluto e il trascinamento devono essere uguali. Questo ragionamento vale non soltanto nel moto relativo 2,6, no, pardon, scusatemi, un attimo. Questo è 2,6, no, è ok, va bene. Vale anche nel moto relativo 5,3. Quindi se io vado a scrivere la omega 5,3, questa è uguale all'omega 5 meno omega 3, lo stesso ragionamento, il
centro di istantanea rotazione nel modo relativo 5,3 è un punto improprio, quindi la omega relativa è uguale a 0. Se la omega relativa è uguale a 0, anche qui possiamo dire che la omega 5 vettorialmente è uguale alla omega 3. Quindi la omega 5 in questo caso è oraria, perché è oraria la omega 3, e la omega 3 è oraria, lo capiamo guardando il centro di istantanea rotazione, perché se la velocità di A è questa, naturalmente A rispetto a P3 gira in senso orario, giusto? Perfetto. Allora, alla luce di queste considerazioni che abbiamo messo in evidenza, qual è la conseguenza di tutto il discorso? La conseguenza di tutto il discorso è che se noi andiamo a guardare le espressioni della velocità di m ritenuto appartenente a 3 e della velocità di m ritenuto appartenente a 6, guardiamo queste espressioni, cosa abbiamo? Che a 0a, che è questo, è uguale a cm, giusto? Inoltre abbiamo che la omega 2 è uguale a omega 6, e ancora sappiamo che AM è uguale ad A0C e che omega 3 è uguale a omega 5. Quindi la conclusione del discorso è che quelle due velocità sono uguali. Quindi la velocità di M considerata appartenente al quadrilatero di partenza e la velocità di m considerata appartenente al quadrilatero al fine, in questo caso posto sulla sinistra della figura, sono identiche. Analogo discorso può essere fatto per il quadrilatero sito sulla destra, quindi morale della favola, questo punto ha lo stesso vettore velocità per tutte e tre i quadrilateri affini. Quindi la velocità di m appartenente a 3 è uguale alla velocità di m appartenente a 6, ed estendendo il discorso è uguale alla velocità di m appartenente a 9. Questo è molto importante perché ci sono delle conseguenze di carattere applicativo di tutto interesse nella progettazione dei meccanismi che vi ho in parte già anticipato nella introduzione della lezione di oggi. Andiamo a vedere quindi facciamo riferimento a questo quadrilatero articolato. Prendete sempre un po' di spazio per fare la figura. Questo è il quadrilatero di partenza, quindi a 0, A, B, 0, e questo è il punto M. Punto M che ha una traiettoria di interesse, no? Cioè scelgo quel punto di biella perché ha una particolare traiettoria che mi torna utile nella specifica applicazione. Ok? Quindi immaginiamo di aver effettuato la sintesi cinematica dimensionale di questo quadrilatero al fine di ottenere una particolare traiettoria nel rispetto delle specifiche di progetto. Andiamo ad applicare il teorema di Robert Chebyshev su questo, quindi andiamo a fare ancora una volta la costruzione del decalatero, ma in questo caso mi interessano i quadrilateri affini e poi, come vedremo, un'applicazione per quanto riguarda la generazione di un moto traslatorio. Quindi, rapidamente, considero la parallela a questa, individuo il punto C, analogamente individuo il punto D,
e ricavo anche questi quadrilateri, questi triangoli simili, quindi uno è questo, questo è l'angolo alfa, questo è l'angolo alfa, il punto è 0. Allora andiamo anche qui a porre in evidenza il triangolo dei perni. Questo angolo è alfa. Cos'è che possiamo fare? Puntiamo l'attenzione sul quadrilatero affine che è presente sulla destra della figura, quindi mi riferisco a questo, cioè E0F con triangolo di BL MDF. B0D. Questo è uno dei quadrilateri affini a quello di partenza. Cosa andiamo a fare? Andiamo a fare una cosa interessante, perché abbiamo detto in più occasioni che qui è come avere una cerniera fissa, no? Il terzo vertice del triangolo dei perni. Ora io prendo il quadrilatero giallo, quindi quello affine a quello di partenza, e lo traslo portando a coincidere questa cerniera fissa E0 con A0, va bene? Traslo rigidamente tutto il quadrilatero giallo, ripeto, fino a portare E0 a coincidere con A0. Andiamo a fare quindi questa operazione. Queste risultano casualmente più o meno parallele e analogamente riporto anche questa parallela e anche il punto M naturalmente viene traslato, traslato della quantità pari alla distanza a 0 e 0, va bene? Quindi E0F viene a trovarsi ora qui, in questa posizione, ok? Questo punto lo indico con F'. In virtù di questa traslazione, il triangolo di BL di questo quadrilatero affine, che se usiamo la stessa simbologia sarebbe il 9, va bene? Chiaramente trasla, tenendo conto che M si muove in questo modo, benissimo, e allora abbiamo un qualcosa di questo genere. Questo punto diventa M', questo punto diventa D', ok? Avendo traslato il triangolo di BL 9 in questo modo, giusto? E rimane ora da riportare il link B0D. Parallelamente
ho quest'altra posizione di quella cerniera fissa a cui do la definizione B0 primo, lo indico con B0 primo. Ho semplicemente traslato, ripeto, il quadrilatero giallo portando E0 a sovrapporsi con A0 muovendoci sul lato sinistro del triangolo dei perni rosso. Bene, mettiamo gli stessi numeri per indicare i membri come fatto in questa figura. Quindi abbiamo, e questo è il membro 2, questo è 3, questo è 4, questo è 5, questo è 6, 7, 8, 9 e 10. Noi sappiamo che la velocità di questo punto, come vettore velocità, è la stessa se lo considero appartenente a 3, a 6 o a 9, che sono le tre, i tre triangoli di Biella mutuamente uniti da questa coppia rotoidale presente nel punto M. Ma noi abbiamo detto anche un'altra cosa che possiamo ulteriormente estendere, scrivo in forma scalare perché diciamo non è così importante nel caso del motopiano, perché tutti i vettori di velocità angolare sono paralleli. Che cosa abbiamo detto? Noi abbiamo detto che la omega 2 è uguale alla omega 6, abbiamo scritto qui, è uguale alla omega 6, e questo l'abbiamo già detto, ma possiamo aggiungere un'altra cosa, perché se è nulla la velocità angolare relativa 2,6, per lo stesso ragionamento è nulla la velocità angolare relativa 6,8. Perché? Perché anche questo è un parallelogramma articolare. E anche in questo caso il centro di istantanea rotazione del moto relativo 6,8, quindi P6,8, va all'infinito. Se il centro di istantanea rotazione del moto relativo va all'infinito, per gli stessi motivi precisati prima, la velocità angolare relativa è uguale a 0, ma se quella relativa è uguale a 0, quelle assolute sono uguali. Quindi ho che omega 2 è uguale a omega 6, ma è anche uguale a omega 8. Questo discorso naturalmente vale anche sulla parte destra della figura, e possiamo scrivere analogamente che omega 4 è uguale alla omega 9, che è uguale alla omega 7. Queste velocità angolari sono uguali. Sono uguali le velocità angolari, ma sono uguali anche le accelerazioni angolari. Ok? Questo discorso è molto importante, no? Perché noi non possiamo fare riferimento soltanto alla traiettoria, che la traiettoria è un discorso geometrico. Noi dobbiamo fare riferimento alla cinematica, quindi alle velocità, perché ci interessa un meccanismo, chiaramente si deve muovere in maniera opportuna. Quindi nel momento in cui io ho traslato, a partire dai quadrilateri affini, dal decalatero di Robert Chebyshev, ho traslato questo quadrilatero affine in questo modo, la omega 8 è uguale alla omega 6, che è uguale alla omega 2. Ma se la omega 2 è uguale alla omega 8, in seguito a questa traslazione, questo mi consente di attaccare questi due link tra di loro. Perché? Perché ruotano con la stessa velocità angolare, con la stessa accelerazione angolare. Ok? E quindi li posso comandare insieme. Posso attaccare un motore qui e non ho problemi. Va bene? Quindi io vado a fare proprio questa operazione, cioè di unire il membro 2 al membro 8 traslato. Quindi ottengo questo risultato. Questo non sono più due link distinti, ma sono
rappresentati da un unico corpo rigido che sto andando a rivedere insieme. Quindi questo corpo di forma triangolare deriva da membro 2 più il membro 8 e sono solidari l'un l'altro. Ripeto, lo posso fare perché? Perché hanno la stessa velocità angolare istantanea e quindi di conseguenza la stessa accelerazione angolare, eventualmente, perché poi la velocità potrebbe essere anche costante, quindi vorrebbe dire che entrambi hanno accelerazione angolare uguale a zero. Perché mi interessa questo passaggio dal punto di vista applicativo, progettuale? Perché se è vero quanto abbiamo detto fino ad ora, il punto M del primo quadrilatero traccerà una certa curva di Biela. Ma il punto M' del quadrilatero affine traccerà la stessa curva di Biela, che è unicamente traslata rispetto a quella di M. Giusto? Traslata perché ho imposto la traslazione del quadrilatero affine. Ma se li avessi considerati separati, come detto più volte fino ad ora, quel punto di Biela ha la stessa traiettoria, nonché stessa velocità vettoriale. Quindi questi due punti, M ed M', si muovono allo stesso modo. Stessa traiettoria, stessa velocità istantanea. E allora se è vero questo, io posso unire M con M' senza cambiare niente, perché si muovono esattamente allo stesso modo. Unisco quindi M ed M' con un link rigido, quindi introduco un vincolo ridondante, cioè un vincolo in più, che però è ridondante perché asseconda il movimento e non lo limita. Ok? Ma questo mi consente di semplificare il meccanismo che abbiamo ottenuto. Avendo introdotto questo vincolo, che per il momento è ridondante, quindi un vincolo in più che non limita il movimento. Questo ragionamento l'abbiamo già applicato, no? Nel passare da Cardano a Scott Russell, da Scott Russell a Evans, no? È lo stesso ragionamento. Quindi introduco questo, ma ne tolgo un altro. Perché avere vincoli in più? Il meccanismo risulta inutilmente più complicato. E posso convenientemente andare a togliere tutta questa parte qui. Scompare e ottengo un esalatero generatore di moto traslatorio. Traslatorio con traiettorie curvilinee ed è la traiettoria che voglio io e che dipende unicamente dalla sintesi dimensionale del quadrilatero di partenza. Quindi risolvo il problema della generazione della traiettoria desiderata e dopodiché, ragionando in questo modo, io posso ottenere un esalatero in cui è presente un link che si muove di modo puramente traslatorio, quindi senza cambiare il proprio orientamento, con traiettorie curvilinee qualsiasi compatibilmente con le caratteristiche del quadrilatero. Quindi abbiamo un'equazione algebrica di sesto grado, quindi all'aumentare del grado dell'equazione algebrica la curva diventa più articolata, quindi un sesto grado già ci consente di risolvere molti problemi pratici. Qual è l'esalatero che abbiamo ottenuto quindi? Ecco, io vi faccio un disegnino a parte perché qui sopra ormai lo schema è abbastanza complicato. Quindi alla fine noi abbiamo nel meccanismo finale due
due sole cerniere fisse, che sono quelle del quadrilatero di partenza, che sono A0 e B0. Quindi abbiamo questo membro motore blu, questo è il quadrilatero di partenza che rimane, quindi questo è A con 0, B0 e AB. Qui abbiamo questo triangolo, questo è il punto M, questo è A, questo è B. Dopodiché abbiamo questo è M', questo è l'esalatero finale che noi otteniamo. 1, questo una nuova numerazione. 2, questo rimane 3, questo rimane 4, 5 e 6. Abbiamo progettato un esalatero che è un esalatero di Watt. Lo possiamo verificare che è un esalatero di Watt. Vi ricordo che la catena cinematica di Watt è questa. Dove ho due membri ternari, quattro binari e due loop che costituiscono due quadrilateri. Nel momento in cui vado a fissare il link binario, ottengo quel meccanismo che abbiamo rappresentato. Quindi è un esalatero di Watt in cui viene fissato un link binario piuttosto che il ternario. Va bene? Qual è il link di interesse nell'applicazione? Il link di interesse è M'. Tutti i punti del piano mobile solidale alla biella 6 dell'esalatero si muovono secondo una traiettoria curvilinea di sesto grado che è la stessa del quadrilatero di partenza. Questo è molto importante nelle applicazioni. Questo è un modo per progettare un meccanismo generatore di moto traslatorio curvilineo. Ma ora andiamo a vedere degli altri esempi, sempre con riferimento a questo obiettivo, no? La progettazione di meccanismi generatori di moto traslatorio. Voglio riportarvi questo altro esempio, perché questo è un modo di procedere, ce ne può essere un altro, per certi versi più semplice. Allora, andiamo a considerare un esempio abbastanza vicino alle applicazioni pratiche. Quindi, immaginiamo di avere questo quadrilatero, questo è B0, e due cerniere fisse.
Quindi questo è il punto A, questo è il punto B del quadrilatero. Ecco, il centro di istantanea rotazione è questo, e quindi ragioniamo in una configurazione in cui il punto di biella del quadrilatero di partenza si sta muovendo con una velocità orizzontale. Va bene?